Abbiamo visto gli obiettivi generali, abbiamo visto gli elementi particolari di una fognatura, se vogliamo, gli elementi tradizionali di una fognatura, ma quando vi ho introdotto all'inizio l'idea che vi sia, si debba guardare un po' più a tutto tondo sulla progettazione della rete idraulica come parte di un processo più grande di organizzazione della città, avevo lasciato intendere che si potevano in realtà inserire degli elementi non tradizionali, ed è quello che è, di cui vi parlo in questo momento. Nella prima fase della costruzione delle fognature, vi ho anticipato, l'idea era quella di prendere l'acqua in eccesso e portarla via. Certamente prendere l'acqua in eccesso e portarla via significava, per esempio, due cose: accumularla tutta in un punto, per esempio, non è detto che questo sia una cosa buona. Però un elemento, un principio guida che si è andato costruendo negli ultimi 15-20 anni è stato quello invece di attuare un controllo locale delle precipitazioni in modo tale, per esempio, da trattare e poter gestire l'acqua localmente, costruendo anche degli elementi come questo, che è un rain garden, che non ha solo una funzione idraulica o idrologica, ma anche una funzione ricreativa in questo caso. Che la gente si mette lì, ha un giardino, invece di avere un tubo che non puoi esplorare, si siede, legge 10 minuti prima di rientrare al lavoro. Quindi uno dei paradigmi nuovi è il controllo locale delle sorgenti. L'acqua arriva dal cielo, dalla precipitazione, e cade sugli edifici. Già a partire dagli edifici bisognerebbe controllarne la quantità e se possibile anche la qualità. Esistono quindi dei sistemi di filtrazione, questi sono pozzetti non come quelli, come le caditoie tradizionali che avete visto prima, che veicolano solo l'acqua, ma qui raccolgono l'acqua, ci sono dei piccoli impianti di depurazione, di filtrazione, che per esempio liberano l'acqua ma anche gli altri dovevano liberarla dal sedimento, ma anche la filtrano in alcuni casi da elementi chimici. Un'idea è che per esempio anche in presenza di zone impermeabili molto grandi, come potrebbe essere, che ne so, il parcheggio davanti al nostro dipartimento o il tetto stesso del nostro edificio, che è completo, sarebbe impermeabile se non piovesse acqua dentro nella biblioteca, cioè tutta quell'acqua, anziché essere mandata immediatamente in rete, viene utilizzata da un giardino che ha scopi di fitodepurazione o comunque di rallentamento, di riassorbimento dell'acqua. Il principio a cui si fa riferimento in italiano si chiama invarianza idraulica. In linea di principio un edificio dovrebbe essere invisibile rispetto al ciclo idrologico. Lo stesso ciclo idrologico che si aveva prima, naturalmente questo non è possibile, è un auspicio, più delle volte dovrebbe rimanere inalterato anche dopo. Non ci dovrebbe essere una produzione in eccesso di deflusso superficiale, ma si dovrebbe fare in modo che l'acqua si infiltra esattamente nelle quantità, se non nelle modalità che si avevano prima, e si evita di mettere acqua in fognatura. Questo, per esempio, le norme locali di Trento e di Bolzano prevedono, ad esempio, che nei nuovi edifici si devono costruire delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia, che poi possono essere riutilizzate, per esempio, per l'irrigazione del giardino o di altre cose. Questa è una delle iniziative. L'altra iniziativa è costruire appunto giardini di questo tipo, che si chiamano rain garden. Questo è invece un elemento di raccolta superficiale, un lago superficiale a Saskatchewan,
A Saskatoon in Saskatchewan in Canada, è un posto dove d'inverno fa meno 40 peraltro. Anche se qui sembra bello caldo, e qui raccolgono le acque in questa parte che poi vengono riutilizzate. Certamente raccogliere le acque in superficie o anche in profondità, in serbatoi di qualche tipo, può comportare dei problemi. Per esempio, il primo problema che a voi può venire in mente è la proliferazione di zanzare durante l'estate o la primavera inoltrata. Quindi bisogna, nel caso queste cose vengano attuate, che sono anche belle, bisogna poi attuare anche tutta una serie di elementi, di accorgimenti per la manutenzione e per evitare questi effetti secondari. Oppure una proliferazione di alghe, se le acque che qui vengono dilavate sono ricche per esempio di fosfati o di nitrati, per evitare di avere a che fare con una cosa marcescente piena di... Quindi ci sono degli accorgimenti che bisogna avere e che vanno messi in conto quando si progettano le cose. Diventa in questo modo più difficile progettare, c'è più lavoro per gli ingegneri, evviva, perché fare le cose come prima in fin dei conti e fare un po' male era anche relativamente semplice. Però queste cose vanno tutte pensate insieme. Ci possono essere in alcuni casi anche dei bacini di sedimentazione. In alcune situazioni in cui la superficie del terreno è molto pendente, la presenza di acqua in superficie scatena l'erosione del terreno e quindi la produzione di sedimento, che può essere formato da suolo ma anche da ghiaia o da sedimento vero e proprio, e quindi per esempio è meglio in alcuni casi tener conto anche di questo e produrre delle zone a bassa pendenza dove gli elementi si depositano. Un altro strumento contemporaneo sono i tetti verdi. Questa ne è una espressione, cioè il tetto invece di essere fatto da una copertura tradizionale è fatto con un vero e proprio giardino superficiale. Questo evidentemente comporta dei vantaggi dal punto di vista anche dell'isolamento termico, degli svantaggi dal punto di vista del carico statico, perché si mette magari mezzo metro di terreno che pesa sopra un edificio, che poi si carica di acqua, quindi durante le stagioni più umide potrebbe essere ricco e pesante. Anche questi sono elementi di cui va tenuto in conto. E poi c'è tutta una tecnologia che riveste sia la parte propriamente di materiali di rivestimento, che devono essere impermeabili e devono essere duraturi, ma anche delle essenze che si mettono sulla superficie, che devono essere abbastanza rustiche da sopravvivere ad una, come dire, a uno stato di non relativa cura, come può essere quello che si ha su un tetto che poi magari non viene acceduto. Quello sopra è così carino che probabilmente uno ci cammina anche intorno e lo vive come un giardino sopra il tetto della casa, altri invece no. Quindi nel nuovo approccio ci sono dei nuovi strumenti come invasi, filtri, ecosistemi ricostruiti, zone umide, tetti verdi, punti di percolazione, asfalti permeabili. Questo non ho parlato, gli asfalti, adesso ci sono degli asfalti che non sono più impermeabili, ma che lasciano percolare la maggior parte della precipitazione. Per esempio, se voi scorrete sull'A22 durante la precipitazione, voi osservate che non si formano mai pozzanghere in superficie. Perché? Perché lo strato di bitume che c'è sopra, lo strato di asfalto che c'è sopra è di questo tipo di asfalti speciali che drena immediatamente l'acqua senza formare una pozzanghera in superficie. Questo con notevole guadagno per la sicurezza e comunque con anche per l'idrologia. E naturalmente tutto questo può essere combinato insieme e bisogna avere degli strumenti in grado di
poter anticipare qual è il comportamento di questi sistemi. E questo comporta un aumento dei sistemi di calcolo che abbiamo a disposizione. Bisognerebbe gestire anche la fognatura, no? Cioè la fognatura dell'idea che si prende la fognatura e si fa mandare, si manda via l'acqua, non è, è poco inserito il discorso di gestione dell'acqua. E poi l'acqua serve, ad esempio, perché stoccata possa servire ad usi successivi, bisogna avere una gestione dell'acqua. Gestione dell'acqua che di solito è integrata con la parte di qualità, quindi delle proprietà chimiche, e quindi a sua volta richiama la presenza di un gestore, che può essere per esempio la stessa municipalità un'organizzazione per la gestione complessiva, che ha a che fare sia con delle competenze, delle mansioni, ma anche per esempio con degli strumenti di software per il calcolo e per gli elementi di gestione. Per esempio, uno degli effetti qui è, penso sia a Dresda, e uno di questi, questa fa parte di per sé dell'impianto fognario, però sono dei laghetti superficiali, delle opere anche gradevoli da vedere all'interno di un giardino, e sono gestite in un sistema integrato. Questo è un richiamo tanto più necessario quanto sotto la spinta del cambiamento climatico in atto, per esempio non fosse qui a Trento, ma sicuramente per una gran parte della penisola italiana, vanno a diminuire le precipitazioni. Se diminuiscono le precipitazioni viene a mancare l'acqua, per esempio, per vari usi. Chi vive in pianura padana sa che per esempio durante l'estate l'irrigazione dei giardini è quasi ovunque proibita, quindi le acque vanno riusate. Se abbiamo 100 mm di precipitazione su un chilometro quadrato, questi danno 100.000 metri cubi di acqua, e se noi al limite ne avessimo bisogno per bere, potremmo dare da bere a 1830 persone che bevono 150 litri al giorno. 100 mm di precipitazione sono un decimo della precipitazione annuale di Trento, e sono la quantità di acqua che in alcune condizioni può cadere anche in un paio d'ore, se si tratta di precipitazioni particolarmente estreme, di cui però recentemente abbiamo avuto vari episodi. Detto questo, questo ha un riflesso sulla vostra attività di ingegneri. Ora, il nostro qui da RIF vuole fare l'ingegnere calcolatore, questo mito davanti, adesso lei è registrato, lì rimane famoso per anni e anni. E invece, cioè, nella nuova prospettiva in cui ci poniamo, bisogna tener conto che la progettazione, cioè o almeno dare uno sguardo al problema della progettazione deve avere una prospettiva più ampia. Bisogna implementare delle politiche di uso del suolo, perché se qualcuno di voi, adesso l'ho fatto scherzosamente l'esempio, ma qualcuno di voi diventerà sicuramente un ingegnere professionista che magari si occupa di queste questioni, ma qualcuno altro di voi per esempio lavorerà nelle pubbliche amministrazioni, e qualche altro avrà delle cariche politiche, magari già le ha e non lo sappiamo, e ha delle cariche politiche di responsabilità dove vengono gestite le politiche di uso del suolo, per esempio attraverso un assessorato urbanistico o cose di questo tipo, no? Quindi quando voi guardate la vostra professione, cioè ci sono tutti questi elementi da poter mettere in atto. E quindi la pianificazione urbana,
la costruzione degli edifici. Questo è uno dei temi classici del vostro corso di laurea. Come si costruiscono bene gli edifici? Bene, qui vi dico che non si costruisce bene un edificio se questo non tiene conto di quello che avviene al di fuori dell'edificio, in particolare in riferimento alla ricostruzione del ciclo idrologico e al suo impatto sul ciclo idrologico. La pianificazione urbana strategica, cioè l'economia, perché evidentemente mettere in atto questioni di questo tipo, che siete sempre voi, non come calcolatore, perché poi noi ci concentreremo sulla parte calcolatoria e questa magari in alcune situazioni sembrerà così complicata che dice tutto si esaurisce qui. No, quello è solo una parte, perché poi tenendo conto di questo voi dovete andare anche a definire dei cambiamenti, per esempio nell'economia locale, perché se i tetti non si vanno più in coppo, si vanno tutti verdi, ma si costruiscono più serre, ci sono più venditori di piante che costruttori di che fornaci, capito? Si fanno invece di gente che lavora nelle fornaci, avete gente che lavora nelle serre. È evidente che c'è una azione che voi dovrete avere sulla parte legislativa, perché vi ho parlato delle normative europee che poi ha assunto lo Stato italiano, poi ci sono le norme dei comuni o delle varie dei vari elementi, ma queste norme non sono create, a volte sembrano che siano create così un po' a caso, ok? Ma in verità sono create attraverso un processo di formazione legislativa che spesso ha a che fare interno degli esperti, che a vari titoli sono presenti negli organi che costruiscono queste norme. Io stesso e i miei colleghi a volte, per esempio, siamo stati chiamati di intervenire a livello sulla costruzione di alcune norme europee e su una piccolissima parte. E quindi ci sono momenti nei quali nella vostra vita, se sarete fortunati o sfortunati, non lo so se sia una fortuna o una sfortuna, vi troverete magari a poter interagire con la costruzione della parte legale, che non è solo opera di gente che ha studiato giurisprudenza e che sa di leggi, ma anche di tecnici che danno il loro contributo perché queste norme siano costruite nel modo opportuno. L'educazione, perché evidentemente c'è una parte anche di consapevolezza di come funziona tutto il sistema che deve essere diffusa, e quindi la parte di educazione, in cui una parte la stiamo facendo qui, ma che ha anche i livelli di diffusione più elementari di questo. L'accettazione sociale degli elementi, perché nel momento in cui si viene a dire bisognerebbe fare così perché poi la città diventa migliore, perché poi la vita diventa migliore, bisogna anche costruire il consenso attorno a queste idee. Non è che si può semplicemente dire si fa così perché l'ho deciso io, o perché bisogna convincere la gente, gli elettori, che questo va fatto. E il coinvolgimento naturalmente delle comunità locali. Nell'opera di progettazione, in particolare nelle opere di progettazione ambientale, come sono le fognature pluviali, non si può, queste sono già ancora, stanno ancora molto nell'hard design, se vogliamo. Ma bisogna certamente sempre coinvolgere le comunità locali, non li puoi costruire in testa nella casa di uno, questo giustamente si ribella. E quindi la progettazione integrata richiede tutti questi passaggi, di cui alcuni vi potranno piacere, altri vi potranno piacere di meno, ma sono tutti necessari e in parte anche scritti nelle norme che regolano la progettazione dei lavori pubblici con cui abbiamo a che fare. C'è infine un altro aspetto che è il controllo in tempo reale dei sistemi. Adesso possiamo mettere elettronica dappertutto.
e quindi questi sistemi pian piano vanno adeguatamente controllati per far vedere che le prescrizioni di progettazione corrispondono poi effettivamente a quello che succede in uso. Quando io andrò a insegnarvi a costruire come si progetta una fognatura, vi renderete conto da soli che la procedura è estremamente semplificata. Lo è per necessità, perché sennò non arriveremo mai in fondo alla progettazione. Però dopo questa, il funzionamento della fognatura, fatta la progettazione in scienza e coscienza, deve essere controllata, quindi anche avere dei minimi sistemi di controllo all'interno di una fognatura urbana di una certa dimensione è un dovere. Esistono anche dei software, non comprateli. Infine, materiali nuovi, abbiamo già parlato di asfalti che drenanti, ma ce ne sono anche, sono anche sistemi di infiltrazione, dreni e così via. Quindi questa è una, se vogliamo, una differenza tra i due approcci, quello vecchio e quello nuovo. Quello vecchio, colmo di piena molto grande, quello nuovo un colmo di piena limitato, con vari elementi di ritenzione durante il tragitto dell'acqua nei posti dove questa può servire. È chiaro che a destra ci sono molti più elementi di intervento, tra virgolette molto più lavoro per gli ingegneri, e non è una cosa che vi deve dispiacere, ma anche probabilmente un uso del suolo e dell'ambito urbano molto più consapevole e migliore di quello che si poteva avere un tempo.